Allora, buongiorno a tutti. Iniziamo, come ha detto Andrea, appunto sto facendo l'ultimo anno di dottorato all'Università di Torino e nel corso del mio dottorato appunto mi sono occupato principalmente di interoperabilità e privacy, che come ha detto Andrea appunto sono collegati nel senso che tante volte si vuole utilizzare la interoperabilità per ottenere anche privacy dentro una blockchain. E al contrario, duale, quando si vogliono scambiare dei fondi lo si vuole fare in modo privato. E i lavori che ho fatto, quello di cui mi sono occupato, utilizzava generalmente in qualche modo le firme digitali. Quindi in questo talk sarà diviso in due parti. La prima parte facciamo veloci definizioni di privacy nel mondo blockchain, cosa si intende, privacy è un argomento vasto, quindi che cosa intendiamo per privacy qui. Poi vediamo le definizioni di interoperabilità, perché ci sono più definizioni di interoperabilità, diverse interoperabilità anche solo nella blockchain. E poi daremo, alla fine dell'introduzione, daremo delle definizioni di base di firme digitali. Ora, vedo ci sono crittografi e informatici, quindi magari loro le sanno già, ma magari non tutti hanno un'idea buona schematica di effettivamente come si definisce una firma digitale, uno schema di firma digitale. Quindi la prima parte sarà appunto un'introduzione così. Nella seconda parte invece vedremo tre variazioni di firme digitali, quindi nello specifico vedremo le multisig, quelle che vengono chiamate threshold signatures, cioè le firme a soglia, e finiremo poi con quelle che vengono chiamate appunto le firme ad anello, ring signature, e per ognuna di queste vedremo le definizioni, le loro applicazioni alla privacy e le applicazioni all'interoperabilità. Allora, per quanto riguarda la privacy, io avevo già parlato di questo argomento in un'altra presentazione, c'è il link qua sotto se siete interessati. E in questa presentazione io avevo diviso il concetto di privacy nell'ambito blockchain in tre parti. C'era la parte di minacce relative alla privacy che hanno a che fare con il proprio computer, quindi magari il fatto che MetaMask in pratica collega tutti i nostri account Ethereum, Polygon, eccetera, li collega tutti insieme proprio per come funziona. Il fatto di perdere privacy durante lo scambio di messaggi con il resto dei partecipanti alla blockchain. E poi c'è anche la parte di minaccia alla privacy che ha a che fare con tutte quelle operazioni che avvengono sulla blockchain. Per quanto riguarda quest'ultimo tipo di privacy, quindi di minaccia alla privacy, quindi l'argomento che ha a che fare con on-chain privacy, vediamo tre proprietà. La prima è quella che viene chiamata amount hiding, cioè il fatto che il valore della transazione viene nascosto, quindi se Alice manda a Bob un Bitcoin viene nascosto in qualche modo. E questa è una prima parte che nascondendolo si può ottenere più privacy. Un altro tipo di privacy è quella che viene chiamata unlinkability, quindi scollegamento. Ci sono varie definizioni, dipende dal paper che si prende, ci sono varie definizioni di unlinkability all'interno della blockchain. Noi utilizzeremo, immagino vediate il mio mouse, quindi se seleziono vedete cosa seleziono. Noi utilizzeremo questa seconda definizione. Intuitivamente sono uguali. Però che io sappia non esiste nessuna dimostrazione che le differenti definizioni di unlinkability siano tutte equivalenti. Che io sappia non c'è questa dimostrazione, quindi utilizzeremo l'ultima. Quindi per ogni coppia di transazioni deve essere impossibile provare che siano queste due transazioni siano state mandate dalla stessa persona. Ecco, questo seminario è un po'. Non entro molto nei dettagli, nelle formule matematiche della questione, se siete interessati ai dettagli, comunque vedete ci sono tutti i riferimenti, alla fine c'è la bibliografia, quindi potete proprio
se volete vedere il paper da dove ho preso le cose. L'altra proprietà di cui parliamo è la non tracciabilità, che è un po' il duale di quella precedente. Quindi anche qui utilizziamo la seconda definizione. Per ogni transazione che riceviamo, tutti i possibili mittenti devono essere equiprobabili. Questo ovviamente non riguarda il caso in cui c'è solo un possibile mittente, perché se c'è solo un possibile mittente, anche se è equiprobabile a se stesso, comunque non si ha privacy, ovviamente. Quindi è scontato il fatto che devono esserci almeno due o più, almeno due mittenti. Quindi di queste tre proprietà, in realtà noi ci andremo a concentrare solamente sulle ultime due. Questo perché, per quanto riguarda amount hiding, quindi nascondere il valore della transazione, non si usano tanto le firme digitali quanto i Pedersen commitments. Vedo che. Ok. Quanto i Pedersen commitments. Invece, per quanto riguarda non collegamento e non tracciabilità, si utilizza praticamente. Vedremo come possono essere utilizzate le firme digitali, ma utilizzeremo il fatto che ci sarà non distinguibilità, indistinguishability. Di vedremo appunto che cosa. Ok, invece per quanto riguarda interoperabilità, questo è un discorso che si è evoluto nel tempo. Quando ho iniziato il dottorato io, l'unico concetto di interoperabilità che c'era era il concetto di interoperabilità tra due blockchain diverse. E quindi appunto cross-chain interoperability o blockchain-to-blockchain B2B interoperability. Nel corso del tempo sono stati creati vari layer, varie altre cose, quindi sidechain, eccetera. Si è proposto lo sharding all'interno di Ethereum. Quindi il concetto di interoperability ha assunto un'altra idea ed è quella appunto. Si è evoluta e assume anche lì il concetto di blockchain layer interoperability. Quindi, non so, per chi conosce appunto Bitcoin, il concetto di passare tra Bitcoin e Lightning Network, e per quanto riguarda invece Ethereum, esistono moltissimi layer 2, tra cui bisogna appunto giostrarsi e passare da uno all'altro. E poi il terzo che sta nascendo è quello che viene chiamato blockchain reality interoperability. Il caso più semplice è quello in cui appunto magari tramite un coin su una blockchain una persona compra un oggetto fisico su un mercato online e il pagamento va sulla blockchain, mentre invece il prodotto fisico viene poi spedito e magari tracciato su un'altra blockchain, ma comunque viene comunque spedito e deve fare un viaggio nel mondo reale. E questo appunto è il terzo caso di interoperabilità. Quindi noi alla fine ci concentreremo solo sui primi due, perché appunto le firme digitali hanno a che fare più che altro, possono essere utilizzate per ottenere metodi che hanno a che fare con i primi due. Però in realtà interoperabilità al giorno d'oggi nel mondo blockchain si può benissimo vedere come io ti do qualcosa sulla blockchain e ricevo qualcos'altro su un'altra blockchain oppure un altro layer oppure nella vita reale. Quindi questo appunto per dire che il concetto di interoperabilità si è espanso nel corso del tempo. Ora, per capire poi come funziona. I vari meccanismi delle costruzioni che vediamo dopo, bisogna notare che esistono due tipi di, sostanzialmente, i maggiori tipi di differenti transaction model, di modelli di transazione, sono l'unspent transaction output, quindi UTXO, e l'account model. Nel UTXO, i coins sono una referenza ai transaction output non spesi. Questo vuol dire che,
per ogni transazione ci sono degli input e degli output. Con input intendiamo dei valori di coin, dei coin che sono appunto in input, e poi in output si ottiene l'indirizzo, il coin con il valore che della transazione. Per questo motivo, quindi, in un UTXO si possono avere più input che matchano con l'output, e poiché c'erano già all'inizio problemi di privacy, uno dei primi consigli che veniva dato, e che è diventato un po' uno standard, è di cambiare indirizzo per ogni transazione. Questo quindi ha fatto sì che il proprio balance, la propria patrimonio, non stesse su un indirizzo solo, ma su multipli indirizzi. Quindi il proprio patrimonio è la sommatoria di tutti gli UTXO che sono a nome nostro. Questa cosa al giorno d'oggi viene gestita dai wallet, però appunto questo è un altro discorso. Esempi di questo tipo di modello sono Bitcoin, Monero e tutti gli account, tutte le blockchain basate su Mimblewimble. Poi ce ne sono altri, ma queste forse sono le più conosciute. Invece, per quanto riguarda l'account model, è il modello, per esempio, usato da Ethereum, ed è al contrario. Quindi al centro abbiamo l'account della persona, l'indirizzo, diciamo, e ad ogni indirizzo i soldi vengono inviati a questo indirizzo. Quindi il proprio balance in questo caso è proprio sulla blockchain. Quindi se uno sa l'indirizzo, sa anche tutto il patrimonio che uno ha. Ovviamente si può cambiare indirizzo, si possono ottenere fondi su indirizzi diversi. Il problema è che, essendo account based e quindi ha una persona è associata a un account solo, quando mando una transazione non posso unire più account. Questa è la cosa principale. Quindi non è come l'UTXO che posso avere più input per un unico output. Quindi può essere utile visualizzarlo. Possiamo dire che in un UTXO noi abbiamo che i fondi sono sulla blockchain e sono appunto, diciamo, là, e chiunque abbia una chiave privata, la cui chiave pubblica permette di redimere certi fondi, può redimerli. Quindi tecnicamente non sono di nessuno, ma chiunque li può redimere, basta che abbia questa chiave qua. Quindi praticamente abbiamo che l'utente A presenta questa chiave nello smart contract della transazione Bitcoin, e se la verifica ha successo si crea un altro mucchietto di soldi da un'altra parte, redimibile con un'altra chiave, e generalmente va bene, questa chiave ovviamente ce l'ha chi ci ha dato l'indirizzo. Però la cosa importante è che di per sé non sono associati a nessun account. Questo non funziona così in Ethereum, per esempio. In Ethereum, se vogliamo vedere le cose così, abbiamo che al centro c'è la persona che ha questi mucchietti di soldi. Vedete che entrambi gli utenti hanno la chiave, e quando l'utente vuole mandare dei soldi all'altro utente, semplicemente glieli manda e i soldi vengono associati a questo account. E quindi vengono semplicemente sottratti dall'account dell'utente A per essere sommati all'account dell'utente B. Ultima cosa introduttiva, magari appunto lo sapete già, ma in pratica uno schema di firma digitale si può vedere come una tripletta di algoritmi, generazione, firma e verifica, dove la generazione, dato un parametro di sicurezza, crea la chiave privata e la chiave pubblica, l'algoritmo di firma, dato la chiave privata e il messaggio, da una firma, e l'algoritmo di verifica, dato la chiave pubblica, la firma e il messaggio, da 0-1 in base a se la firma ha funzionato oppure no. Ora, questa astrazione qua funziona, diciamo così, per tutti gli schemi, per la maggior parte degli schemi di firma utilizzati in campo blockchain.
volendo esistono schemi di firma che non rispettano questo modello qua, però non vengono utilizzati nelle principali blockchain, quindi questo era per dare un'infarinatura su come si pensa in termini di firme digitali. Esempi di firme digitali, perché abbiamo fatto questa astrazione? Perché ci sono diversi schemi di firme digitali, quindi il più famoso che tutti conosceranno sarà le CDSA, che veniva utilizzato in Bitcoin fino a novembre scorso, adesso viene ancora utilizzato su Ethereum. Poi c'è adesso su Bitcoin viene utilizzato le Schnorr Signatures da novembre, le DDSA viene utilizzato in Tezos e in Monero, e poi l'ultimo, un altro, è le BLS Signatures, che sono state proposte per essere utilizzate in Ethereum 2.0, quindi quando il merge avverrà si cambierà anche lì schema di firma. Ok, entriamo nella seconda parte. La prima variazione di firma digitale che presentiamo è quello che viene chiamato il multisig. Questo sistema qua c'è da tantissimo tempo, di sicuro da prima del 2011, è stato proposto per la prima volta Bitcoin, era anche praticamente l'unica che c'era, che era attivamente sviluppata, nel 2011. E si può vedere come una estensione di una firma normale, dove oltre alla tripletta gen-sig-ver, sign-ver, abbiamo anche multiver che funziona così. Quindi data un insieme di coppie, chiave pubblica, firma, multiver funziona, prende questo sigma grande, il messaggio, e dà come output 1, ovvero se tutte le firme sono validi rispetto alla chiave pubblica relativa e al messaggio. Quindi il messaggio è uguale, e se tutte le coppie chiave pubblica firma funzionano, quindi è come se fosse verifica fatto tante volte quanto il numero di coppie. E se tutte effettivamente funzionano, allora tutta la firma funziona. Quindi è molto semplice in realtà questo sistema. E nonostante la sua semplicità, questo schema può tutt'oggi essere usato, diciamo così, nativamente solamente sulle blockchain che hanno un modello di transazione di tipo UTXO. Questo perché, come abbiamo visto nell'immagine prima, noi abbiamo i fondi che sono là, non sono associati a nessun account, e non essendo associati a nessun account è possibile richiedere un numero di firme chiave pubbliche maggiore per redimerla, quindi invece di 1, 2, invece di 2, 3. Questo non è possibile nativamente dentro, per esempio, Ethereum, che infatti perché appunto è account based, quindi se noi abbiamo dei fondi che sono arrivati a un account, a quel punto non per redimere quei fondi lì serve quell'account lì, non possiamo aggiungere un altro account. Cosa si può fare? Ethereum dà la possibilità però di creare smart contract, e quindi è possibile creare uno smart contract che abbia la logica di questo appunto multisig. Anche qui, al giorno d'oggi, lo standard de facto è quello del multisig di Gnosis, che la maggior parte dei progetti usa. Dico che è abbastanza standard, nel senso che oltre al fatto che tutti lo usano, anche le assicurazioni su blockchain ormai coprono l'utilizzo in caso di i bug in caso di scusate le assicurazioni sono in grado di risarcire le persone che utilizzano Gnosis in caso di bug. Penso per esempio Nexus Mutual ce l'ha, e quindi appunto Gnosis viene utilizzato molto per fare multisig nell'ecosistema Ethereum, quindi c'è Ethereum, Binance Chain, su tutti quegli altri progetti blockchain che sono EVM compatibili. Quindi Gnosis è assicurato. Non è stato facile arrivare a questo punto, perché ci sono casi, per esempio, magari la maggior parte delle persone conosce Go ETH, utilizzato per creare un nodo Ethereum,
ma c'è un altro metodo che utilizza, che si chiama Parity, e questo Parity aveva un multisig, ma questo multisig non era stato fatto abbastanza bene, in qualche modo sono stati, per qualche bug, sono stati bloccati dei fondi, e quindi ci sono un sacco di fondi bloccati in uno smart contract perché il multisig non era stato fatto bene. Quindi appunto è molto facile farlo in, per esempio, Bitcoin, è più difficile farlo dove c'è un account model. Nonostante ciò, in ogni caso, utilizzare un multisig è una perdita di privacy in realtà. Una perdita di privacy perché ovviamente non si ha unlinkability, come dicevo prima, nel senso che se uno prende riceve dei fondi da un multisig, si sa benissimo guardando la chain che è stato usato un multisig, è la stessa cosa in untraceability. E inoltre è anche una perdita di privacy perché multisig inerentemente fa vedere il numero di partecipanti a questi fondi. Quindi appunto se sono richieste quattro firme, si vede che questi fondi sono gestiti da quattro persone. Inoltre, un multisig può anche essere fatto, può essere più diciamo particolare, nel senso che in un multisig possono essere richieste, ad esempio, 5 firme su 7 per muovere questi fondi. O nel caso di BitMEX, che è possibile vedere in rete quali transazioni sono state fatte da BitMEX, perché sono tutti dei 3 di 4 multisignature. E essendo dei 3 di 4 multisignature, è quasi come se fosse una prova del fatto, siccome è molto poco utilizzato, c'è un'altissima probabilità che sia di BitMEX. E quindi appunto BitMEX ha perso privacy utilizzando questo sistema. Inoltre, nel caso ci fosse anche, siccome il linguaggio di scripting di Bitcoin è debole, però dà comunque la possibilità di creare dei flow tipo if then else, e nel caso ci fosse un flow del genere, non solo si perde privacy per tutte le cose che ho detto prima, ma in più si perde anche privacy per il fatto che si sa qual è la gerarchia, per esempio, di un'organizzazione. Ad esempio, prima dell'esempio, ricordiamoci che pseudonimità è diverso da privacy ed è diverso da anonimità. Questa cosa qua è stata ampiamente dimostrata da tantissimi paper che riescono a de-anonimizzare le transazioni, un grosso blocco di transazioni Bitcoin. Quindi, essendo che pseudonimità non implica privacy, è possibile sapere che dei fondi, per esempio, richiedono la firma di Alice e Bob per essere spostati, ma non la firma, per esempio, di Carol per essere spostati. Questo vuol dire che magari, servono le firme di Alice e Bob per essere spostati, oppure solo la firma di Carol. In questo caso si capisce che in questa transazione qui Carol ha molto più potere di Alice e Bob. Da qui è una perdita di privacy, poi dipende dal contesto quanto grave oppure no. Per quanto invece riguarda multisig e interoperabilità, la si trova in quelli che vengono chiamati exchange committee. Un exchange committee in realtà è semplicemente un gruppo di entità che devono decidere se spostare o no certi fondi. Ad esempio, un exchange committee è richiesto per spostare i fondi da Bitcoin a Liquid. Non so se tutti sanno, ma Liquid è una sidechain, una blockchain parallela a Bitcoin, dove i fondi sono uno a uno, quindi un Liquid Bitcoin è uguale a un Bitcoin a livello di valore, però per spostarli è necessario inviare dei soldi a uno specifico indirizzo, che è un multisig, quindi è per questo motivo qua che appunto dico che vengono utilizzati per fare il trasferimento di fondi. E quindi è un multisig e dall'altra parte un altro multisig rilascia i fondi alla persona sull'altra chain.
Questo è un multisig, è un 11 di 21 multisig, se non mi ricordo male. E un altro exchange committee abbastanza famoso è per passare da Ethereum a da Bitcoin a Ethereum, un metodo è utilizzare quelli che vengono chiamati Wrapped BTC, cioè sono dei Bitcoin, sono dei coin creati dentro uno smart contract che si assume avere un valore uguale a un Bitcoin, quindi un Wrapped BTC vale tanto quanto un BTC. E siccome anche qui funziona che in Bitcoin i soldi vengono mandati a uno specifico indirizzo, che poi appunto è un multisig gestito da, dall'azienda BitGo, vengono mandati questi soldi a questo indirizzo qua e poi su Bitcoin vengono creati altrettanti Bitcoin sotto il nome di Wrapped Bitcoin. Ora, oltre a sapere dove possono essere utilizzati i multisig, è importante capire anche dove non possono essere utilizzati, dove non è sicuro utilizzarli per ottenere la stessa cosa. Ad esempio, ho cercato in rete come funziona il bridge tra Binance Chain ed Ethereum, perché ero interessato a capire come si poteva passare da, siccome anche Binance Chain è basata su Ethereum, alla fine cambia l'algoritmo di consenso perché è un proof of authority, ma in ogni caso il resto è VM compatibile, puoi fare gli smart contract, eccetera. Quindi il resto dei layer è uguale a Ethereum. E quindi mi chiedevo come si potesse passare da una catena Ethereum ad un'altra sostanzialmente. Non sono riuscito a trovare informazioni in rete, ma posso essere abbastanza sicuro che non utilizzeranno multisig perché in entrambi i casi non è abbastanza, non è molto sicuro. Poi magari stanno utilizzando un Gnosis multisig, però vedendo tutto il contesto in cui stiamo parlando, la cosa non è sicurissima. Dopo multi-signature passiamo a quelle che vengono chiamate le firme a soglia. Scusate. Questo particolare tipo di firma dà la possibilità a n partecipanti di condividere il potere di creare una firma digitale utilizzando un'unica chiave pubblica. Questa definizione l'ho presa dal paper di Gennaro e altri del 2018 in cui spiegano un metodo per ottenere threshold signature, firme a soglia, utilizzando la firma ECDSA, quindi quella che all'epoca veniva utilizzata in Bitcoin. È interessante notare che rispetto allo schema generale, qui abbiamo che invece di della generazione normale abbiamo un algoritmo di generazione delle chiavi che è distribuito. Quindi non ha solamente il parametro di sicurezza, ma deve tener conto anche di tutti i partecipanti. Tutti i partecipanti si mettono insieme e in modo distribuito, appunto, quindi non c'è un'entità centrale, creano delle coppie chiave pubbliche e chiave private. A livello pratico, ogni partecipante avrà la sua chiave privata e le chiavi pubbliche degli altri. A questo punto, non l'ho scritto, però si crea un'unica chiave pubblica e generalmente utilizzando una funzione, per esempio la somma, vengono sommate le chiavi pubbliche. Quindi alla fine in realtà c'è un'unica chiave pubblica. Allo stesso modo, l'algoritmo di firma deve tenere conto di tutte le chiavi private, quindi di nuovo un algoritmo distribuito in cui tutte le chiavi in cui ognuno crea la firma e poi queste firme vengono messe insieme creando un'unica firma. Quindi ecco, questa è la cosa importante. Si crea un'unica firma, non importa quante partecipanti ci sono. Vedremo che implicazioni questa cosa ha. Di nuovo nella verifica, qui appunto. Forse non è molto chiaro, ma in realtà c'è un'unica chiave pubblica. Quindi, data la verifica è molto simile, data la firma, data la chiave pubblica, e dato il messaggio, si può verificare se questa firma è giusta oppure no.
Ok, quindi dopo aver descritto come funzionano, ecco, qua abbiamo utilizzato lo stesso messaggio, abbiamo supposto che viene firmato lo stesso messaggio. In realtà è possibile per alcuni per molti schemi di firma a soglia, è possibile ancora fare un'altra variazione in cui la firma è di messaggi diversi. Quindi abbiamo tante, abbiamo una, alla fine si produce una firma ma di messaggi diversi. Questa cosa viene vista nelle Schnorr Signature, viene utilizzato, si chiama MuSig, il protocollo, ci sono varie versioni anche di MuSig, ma il concetto è che appunto fanno Fresher Signature anche di messaggi diversi su Schnorr Signature, che adesso vengono utilizzate su Bitcoin. E su BLS si può fare quelle che poi verranno utilizzate in Ethereum, e si può fare la stessa cosa anche con il CDSA, quindi quelle che adesso sono utilizzate nel CDSA e quelle che nel 2018 erano utilizzate in Ethereum, in Bitcoin. La cosa di firmare messaggi diversi è in realtà molto interessante per un altro problema di cui noi non stiamo parlando qua, e cioè il problema della velocità di verifica. Noi sappiamo che quando mettiamo in piedi un nodo dobbiamo verificare tutta la blockchain generalmente, poi adesso dipende dall'algoritmo di consenso specifico, ma generalmente un nodo che vuole anche poter scrivere su questa blockchain, quindi validatori e miner, devono verificare tutta la blockchain. E verificare tutta la blockchain vuol dire verificare ogni transazione. E detto in altre parole, vuol dire verificare ogni messaggio. Se fosse possibile aggregare tanti messaggi in un'unica firma, allora noi avremmo quello che si chiama batch verification. Con le fresh signature è possibile ottenere un'unica firma con un'unica firma di messaggi diversi e quindi in qualche modo fare batch verification. Ad oggi questa cosa non è possibile su nessuna blockchain di per sé, perché mancano appunto degli opcode, anche se comunque su Ethereum ci sono alcuni post anche proposti da gente, diciamo, influente nell'ambito Ethereum, che stanno cominciando a ragionare di implementare questa cosa qua. Quindi, ok. Poi l'altra cosa da notare è che tutta la gestione delle firme è fatta off-chain. Questo vuol dire che avviene sul proprio computer. Questo a sua volta vuol dire che la difficoltà o meno di implementare uno schema di firma a soglia è solamente collegato con lo schema di firma utilizzata, quindi se si sta usando il CDSA, BLS, Schnorr. Quindi questo è diverso dalle difficoltà che aveva il multisig. Il multisig era difficile oppure no in base al transaction model utilizzato, un TXO e account model, invece qui è in base alla firma utilizzata. Un'altra cosa interessante del Fresh Signature è che non ha bisogno, essendo che tutto viene fatto off-chain, non ha bisogno di per sé di nessun cambiamento all'interno della blockchain. Per esempio, era possibile, io e il mio supervisore, anche con il professor Glacciali, avevamo fatto, provato a mandare quando c'era ancora il CDSA, avevamo mandato delle transazioni su Bitcoin e con Fresh Signature, e funzionava tutto benissimo perché appunto non è richiesto un cambiamento della blockchain, perché tutto, la gestione delle chiavi e della firma viene fatto off-chain. Quali sono le conseguenze a livello di privacy dell'utilizzo di firme del genere? Beh, innanzitutto, essendo che si ha un'unica firma, indipendentemente da quanti partecipanti si hanno, ed essendo che questa firma quindi non è distinguibile da un'altra firma fatta da un unico partecipante che non usa Threshold Signature, si ha tantissima privacy, perché appunto quando uno vede una firma sola non può più essere sicuro che c'è solo un partecipante, un'entità dietro, ma potrebbero essercene due, tre, dieci. E quindi questo a sua volta dà
aumenta la privacy. Nello stesso modo in cui le multisignature potevano essere 3 di 4, quindi che servono 3 persone su 4, almeno 3 persone su 4 firmatarie per fare un movimento di transazione, la stessa cosa si può fare con un threshold signature. Altre cose in cui si possono usare threshold signature sono per esempio i mixer decentralizzati. Io e il professor Schifanella, il mio supervisore, avevamo pubblicato nel 2020 quello che avevamo chiamato di Mix, che era in pratica un mixer decentralizzato. Adesso vediamo come funziona. Non so se avete presente come funzionano i mixer in generale, ma generalmente un mixer dà la possibilità di aumentare la privacy grazie alla unlinkability, cioè praticamente i fondi ricevuti che escono dal mixer, i possibili mittenti dei fondi ricevuti una volta usciti dal mixer sono tutti equiprobabili. E ce ne sono più di uno, quindi a quel punto si ha più privacy in base a quante più persone ci sono che hanno mandato le transazioni. E noi abbiamo pubblicato questo paper nel 2020 e ho scoperto pochi giorni fa che esiste un altro mixer che utilizza sempre le threshold signatures. E si chiama Sherlock e l'obiettivo è di creare un mixer stavolta su Ethereum e anche lui ottiene non linkabilità e non tracciabilità perché appunto il contrario non vale. Velocemente come funziona di Mix, noi abbiamo tre fasi. Nella prima fase i partecipanti si scambiano dei dati e fanno quello che prima abbiamo chiamato threshold generation, quindi quell'algoritmo che crea per ogni persona la parte di chiave privata e la chiave pubblica generale. Dalla chiave pubblica generale si può estrarre un indirizzo e questo indirizzo lo chiamiamo DM non si può selezionare qua. Questo indirizzo generale lo chiamiamo DM e DM appunto è l'indirizzo di quello che è l'indirizzo di quel gruppo di transazioni che verranno gestite da queste tre persone. Quindi se noi abbiamo Alice che manda dei soldi all'indirizzo, Bob che manda dei soldi all'indirizzo e Carol che manda dei soldi all'indirizzo, l'indirizzo si ritroverà che se vuole fare una transazione, può farla utilizzando gli input ricevuti e utilizzando come output, quindi come dicevo, come si è visto prima, questo è un mixer su Bitcoin. Bitcoin ha un metodo basato su UTXO, quindi UTXO model, quindi ci sono input ed output. E noi qui abbiamo mandato, ci sono gli input che sono appunto i fondi ricevuti da Alice, Bob e Carol, e gli output sono una serie di indirizzi tali che ogni indirizzo ha lo stesso amount. Perché lo stesso amount? Perché vogliamo proprio ottenere non linkabilità. Infatti, ci sono due cose da dire qua. La prima è che questi indirizzi sono tipo Alice che ha messo più soldi a quattro indirizzi in modo tale da avere una sommatoria di uno. Questo qui ci sono tolti i fees, quindi se uno fa la sommatoria di questo meno la sommatoria di questo, ottiene che il numero è maggiore di zero e quel numero maggiore di zero sono i fees, ma questa è una cosa tecnica. Il punto è che Alice ha quattro indirizzi in modo tale da arrivare alla sommatoria di uno, Bob ha la sommatoria di questi indirizzi in modo tale da arrivare alla somma di mezzo Bitcoin e Carol ha questo per arrivare a questo. E qua ognuno ha messo 5 millesimi di Bitcoin come fee. La cosa qui appunto si ottiene non linkabilità perché tutti gli indirizzi sono uguali, quindi tutti gli inviatori diciamo sono equiprobabili. E l'altra cosa da dire è che questa transazione, essendo che l'indirizzo è DM e l'indirizzo relativo alla chiave pubblica generato durante il threshold generation, la firma deve essere fatta da tutte e tre le persone contemporaneamente. Quindi a tutti gli effetti questo agisce come una sorta di mixer
in cui arrivano dei soldi e vengono mandati a indirizzi differenti, i quali non hanno una storia rispetto a questi indirizzi prima, quindi diventa si ottiene anche quella che si può chiamare plausible deniability, perché uno può dire che non ha ricevuto, che non sono la stessa persona. Uno, guardando la chain, semplicemente la chain non può dimostrare che gli indirizzi in entrata al mixer e gli indirizzi in uscita al mixer sono delle stesse persone, questo guardando la chain. E nessuno può rubare i soldi all'altro, perché servono le firme di tutte e tre le persone, l'unica firma fatta da tutte e tre le persone insieme per muovere questi fondi. Essendo di nuovo un UTXO model, basta una transazione per scrivere tutta questa roba qui. Quindi vedete appunto che le threshold signature danno la possibilità di fare un mixer decentralizzato e di nuovo non sappiamo quanti partecipanti ci sono. Ora, non credo si possa fare con un multisignature, ma anche lo si facesse con un multisignature, ci sarebbero tante firme quanto il numero di partecipanti, quindi si vedrebbero delle cose che qua non si possono vedere. Threshold signature possono essere utilizzate anche per interoperabilità. Un modo per ottenere questo è, di nuovo, un altro articolo che abbiamo scritto io e il mio supervisore, che utilizza l'idea di mix per ottenere interoperabilità, per esempio, tra Bitcoin e Ethereum. Ricordate appunto, le threshold signature possono essere fatte anche su Ethereum, e qui semplicemente la variazione sul tema è il fatto che il gruppo iniziale e il gruppo finale sono diversi. Quindi se noi abbiamo sulla catena Bitcoin un gruppo di Bitcoiner che vogliono scambiarsi dei Bitcoin con un gruppo di persone che adesso hanno degli Ethereum, si possono mettere d'accordo e poi creeranno, il gruppo di Bitcoin crea questo mixer, quello che agisce di nuovo come un mixer, quindi anche qua vediamo che interoperabilità e privacy vanno insieme, e agiscono come un mixer e inviano i soldi a quelli, agli indirizzi dell'altro gruppo su Bitcoin. La stessa cosa a quelli di Ethereum, che si creano le chiavi su Ethereum e poi inviano al gruppo di indirizzi che dall'altra parte sono Bitcoin. E l'abbiamo chiamato multi HTLC perché HTLC sta per Hash Time Lock Contract, è un metodo peer-to-peer nato nel 2013 sempre su Bitcoin, metodo peer-to-peer per ottenere interoperabilità. Questo metodo qui utilizza una persona, può usare al massimo due entità per come è creato, quindi un'entità su Bitcoin e l'altra entità su Ethereum, e noi con questo modo qui abbiamo esteso un gruppo di persone da una parte su un gruppo di persone dall'altra. Ma in generale, qualunque multisignature potrebbe essere trasformato in threshold signature generalmente. Quindi in particolare, prima abbiamo visto Bitcoin Liquid, si potrebbe trasformare in, invece di avere un multisig, potrebbe trasformarsi in un threshold signature. Probabilmente ci stanno già pensando anche. Ok, l'ultimo schema che vediamo è quello delle firme ad anello. Le firme ad anello sono un particolare tipo di firma di gruppo, quindi dove abbiamo un gruppo di persone che vuole firmare lo stesso messaggio. La differenza qua è che invece che tutti firmano il messaggio, solamente uno firma il messaggio. Però vediamo anche da come sono definite le funzioni. Per firmare un messaggio è necessario avere la chiave privata di colui che firma e le chiavi pubbliche di tutti i partecipanti. Ora, esistono vari tipi di firma ad anello, ma le firme ad anello cosiddette spontanee sono spontanee perché il firmatario non ha bisogno di chiedere ad altre persone le loro chiavi pubbliche, se le ha già, quindi non è richiesto nessun input dagli altri partecipanti. Basta che lui prende le chiavi pubbliche di questi altri partecipanti e crea questa firma qui. Quindi in pratica cosa succede? Succede che quando un ente terzo verifica questa firma, questo ente terzo ha solo bisogno delle diverse chiavi pubbliche. Morale della favola: colui che verifica la firma sa
che una di queste persone qua ha firmato, ma non sa chi. Il paper originale delle Ring Signature di Rivest ed altri si chiama appunto Come rilasciare un segreto, e l'assunzione principale è che un partecipante di un gruppo che può essere, che ne so, il corpo genitori di una scuola, un genitore di questo gruppo di persone può rilasciare un segreto sulla scuola, dimostrando di essere un partecipante del gruppo genitori, senza dire però chi è. E questa è una cosa molto, molto interessante. E viene le firme ad anello si possono creare estendendo in un qualche modo le altre scheme di firma. Per esempio, forse il più famoso è le ring signature su blockchain, vengono utilizzate, il posto più famoso è Monero, e in pratica è un'estensione delle firme di DSA. Possono essere fatte anche su Schnorr e possono essere fatte anche su ECDSA. Di nuovo, anche qua, siccome tutta la gestione delle firme è fatta off-chain, la cosa dipende solo dallo schema di firma utilizzato. Quindi non dipende dal fatto che è un account model oppure un UTXO model di per sé. Poi in realtà adesso è utilizzato principalmente per UTXO model. Perché si chiamano firma d'anello? Perché appunto la creazione della firma implica un passaggio di varie chiavi, queste Y sono le chiavi pubbliche del paper originale, e poi si ritorna all'inizio con l'ultima chiave pubblica, che è quella dell'attuale firmatario, e quindi appunto crea in sostanza una sorta di anello. Questa era per dare un'idea del nome. Ora, dicevo appunto che vengono utilizzati principalmente per le firme dentro le blockchain di tipo UTXO. E secondo me questa figura, che in pratica l'ho copiata da un paper citato, vi dirò quale, mentre nei Bitcoin noi abbiamo che quando facciamo una transazione, come ho detto prima, spendiamo una transazione non spesa, non ancora spesa. Quindi che cosa succede? Succede che facciamo un collegamento tra una vecchia transazione e una nuova. Questo è una perdita di privacy, nel senso che, come ho detto prima, non c'è la pseudo-anonimità non implica più la privacy, e sapendo da dove è stata presa la transazione si può anche creare un collegamento tra le due persone, perché vuol dire che hanno in qualche modo interagito. Se noi utilizziamo una ring signature, e quindi per fare una firma utilizziamo molte chiavi pubbliche, questo a livello pratico vuol dire che noi utilizziamo molte transazioni per fare un'altra nuova transazione, perché serve una chiave pubblica per ogni altra transazione di cui abbiamo bisogno per creare appunto la transazione finale. Di questa transazione finale in realtà spendiamo solamente una transazione, e sarà quella di cui abbiamo la chiave privata. Perché questo è altamente privato, non è perfetto, ma è altamente privato. Perché ricordiamo la dimostrazione, ricordiamo la definizione di non tracciabilità, quindi data un transaction input, il real output being redeemed, quindi quale di questi output è stato speso effettivamente, è anonimo rispetto agli output. Come si ottiene? Si ottiene perché tutti gli input utilizzati nella transazione questa non sono distinguibili. E non sono distinguibili perché sono tutti equiprobabili. Bisogna dire che non c'è non linkabilità, c'è linkability. Infatti, se uno guarda il paper del ring signature per bit usate in Monero, sono linkable. Questo vuol dire che se uno spendesse due volte lo stesso... se uno firmasse con la stessa chiave privata due transazioni diverse, quindi a livello pratico vuol dire che spende due volte lo stesso output, allora le due transazioni si sarebbero linkabili, il che vuol dire che è possibile vedere che questo output è già stato speso un'altra volta, il che vuol dire che
ovviamente la chain non l'accetterà mai quest'altra transazione, perché appunto sarebbe un double spend. Se io spendo due volte lo stesso output, è un double spend. Non posso sapere che ho speso lo stesso output due volte a livello di tracciabilità, perché come ho detto utilizziamo molte volte potenzialmente possiamo utilizzare più volte gli stessi output, perché li utilizziamo quelli che vengono chiamati decoy, sono finti address, ma perché effettivamente li mettiamo dentro ma non li spendiamo. Però se ci fosse solo questo, allora tutti potrebbero spendere quante volte vogliono la stessa transazione. Non si può fare, perché se uno prova a farlo la seconda volta viene beccato dalla blockchain e viene beccato dai miner, e quindi la transazione viene bloccata e non viene mai messa nel blocco. Infine, e questa è praticamente l'ultima slide, per quanto riguarda l'interoperabilità con le ring signature, da poco sono state proposte gli atomic swap tra Bitcoin e Monero, quindi è possibile utilizzare le ring signature per ottenere interoperabilità. E questo è molto, molto, molto interessante, perché Monero non ha un linguaggio di scripting. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che una transazione in Monero trasferisce fondi e basta. Mentre invece in Bitcoin ci sono delle verifiche che vengono fatte. Le verifiche nel Monero vengono fatte dai miner. Non avendo un linguaggio di scripting, non si poteva fare quello che prima vi ho accennato, l'hash time lock, perché appunto nell'hash time lock c'è una verifica di un hash. Per fare questa verifica dell'hash è necessario avere un minimo di operazioni per fare questa verifica. In Monero non ci sono, quindi per molto tempo non si poteva avere l'atomic swap con Bitcoin. Recentemente, utilizzando le ring signature e il problema del logaritmo discreto, riesce a fare un atomic swap. Recentemente, inoltre, si sono creati i primi layer 2 su Monero, quindi diciamo, detto molto male, l'equivalente di Lightning Network, ma su Monero, e si può ottenere interoperabilità utilizzando in modo furbo queste firme. Quindi spero di avervi fatto capire che le variazioni delle firme digitali sono molto molto interessanti, perché danno la possibilità di aumentare la privacy, danno la possibilità di aumentare l'interoperabilità e anche di aumentare la scalabilità, ma non abbiamo affrontato questo argomento qua. La cosa interessante da notare è che di solito quando appunto uno pensa a privacy, a interoperabilità, pensa sempre alle zero knowledge proof, anche se tecnicamente le firme digitali sono delle zero knowledge proof of knowledge, in realtà secondo me era interessante vedere che le firme digitali, che comunque sì, sono tecnicamente delle zero knowledge proof of knowledge, ma comunque generalmente non le si interpreta così. È interessante vedere che anche utilizzando le firme digitali è possibile ottenere soluzioni equivalenti a quelle utilizzate con le zero knowledge proof. Con questo ho davvero finito. Qui ci sono i contatti se volete appunto scrivermi, e infine c'è la bibliografia, se volete poi appunto approfondire alcuni temi tra quelli appunto citati. Vi ringrazio molto dell'attenzione, e se avete domande sono qua.